Valentina Della Pozza e Giovanni Locorriere sono Erbaluce e Barbagiorgio 2024. La cerimonia di presentazione è avvenuta sabato 27 gennaio presso il Palazzo Comunale di Cuceglio, dove hanno ricevuto dalle mani dell'assessore Fabrizia Tangi la chiave simbolo del paese. Dopo la firma ufficiale e la sfilata sino al padiglione delle feste, accompagnati dalle note della Società Filarmonica La Fratellanza di Cuceglio, è iniziata ufficialmente la festa organizzata dalla Proloco guidata da Luca Michela, con la tanto attesa Bagna Cauda in compagnia dell'orchestra Loris Gallo. Valentina e Giovanni sono marito e moglie e hanno due splendidi bambini, Emma di 10 anni e Jacopo di 9. I due coniugi gestiscono alcuni supermercati di zona e sono due grandissimi amanti della corsa e dello sport in generale. Con uno splendido sorriso e con a seguito rubiune e barbatelle, hanno salutato il folto pubblico giunto per l'occasione, tra cui anche la corte di Allier con i conti di San Martino, Al Secolo, Daniele Campo e Federica Deiro. Cuceglio custodisce la storia particolare legata al carnevale, infatti è solo sul finire degli anni 70 che il personaggio di Barbagiorgio viene interpretato da una persona in carne ed ossa. Sino a quegli anni era rappresentato da un personaggio di paglia, inanimato, ma dopo la nascita del Barbagiorgio vivente si decise di introdurre la figura di Erbaluce. Il carnevale di Cuceglio è una festa molto sentita dalla comunità locale e proseguirà anche nel prossimo fine settimana con il carnevale dei bambini, la sfilata allegorica e tante altre serate allietate da buona musica.